Il futuro ci riserva. Un aggiornamento del piano di protezione civile con i nuovi dettami della Regione volti alla omogeneizzazione di tutti i piani. Il potenziamento della rete di comunicazione banda larga e di accesso ad internet attraverso il collegamento del municipio e del territorio tramite fibra ottica. Questa operazione verrà gestita da Lepida, che è la società di proprietà regionale che garantisce tutti i servizi informatici pubblici locali. Altri strumenti che verranno messi in campo dal Comune in occasione della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, il cui contratto è stato firmato nel dicembre 2018 e che dovrebbe essere realizzato entro l'autunno 2019. Ci sarà un sistema di telecamere utile sia per la sicurezza che per il monitoraggio meteo. Una telecamera verrà installata a Montevene. Inoltre, prevediamo l'installazione di alcuni sensori di temperatura del manto stradale per una migliore gestione dei servizi invernali. In buona sostanza, si doterà il territorio di una rete informatica utile in futuro per implementare servizi e raccolta dati in ottica di innovazione tecnologica. Infine, se volete una buona notizia, la Comunità Europea ha deciso, dopo una selezione di candidature da tutta Europa, di ospitare dal 2020 a Bologna il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, che originariamente era Reading in Inghilterra, ma che si dovrà spostare a causa della Brexit. Presso la struttura ex manifattura tabacchi in via Stalingrado verrà installata una nuova generazione di supercomputer, il cui obiettivo è di portare a 10 giorni le previsioni meteo che oggi hanno l'attendibilità dei 3 giorni. Negli ultimi decenni l'accuratezza delle previsioni ha fatto passi da gigante per merito di modelli matematici sempre più precisi, ma anche più difficili da gestire e per i quali la potenza di calcolo dei computer è fondamentale. Quanto più saranno precise le previsioni, tanto più ci si potrà proteggere dagli eventi meteo estremi che purtroppo saranno sempre più frequenti e potenti. Questo è il futuro. La tecnologia ci può venire in aiuto in vari modi, ma la nostra capacità di organizzarci e di lavorare a questo scopo in tempo di pace potrà fare la differenza. Concludendo questa presentazione, possiamo dire che molto si è fatto e molto rimane da fare per un sistema di protezione civile funzionante. Ciò comporta che questo sistema vada aggiornato frequentemente, soprattutto per verificare che sia adeguato ai tempi e sufficientemente snello e flessibile per adattarsi ad ogni evento possibile. Testato con esercitazioni almeno annuali, in modo da provare se effettivamente esso funzioni, perché tutte queste cose di cui abbiamo parlato funzionano solo se sono provate e riprovate. Siamo certi che ciò che non viene testato alla prova dei fatti regolarmente non funziona. In queste attività da fare in tempo di pace, il coordinamento dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ed il contributo del volontariato sarà fondamentale, perché da solo il Comune non ha sufficienti risorse per gestire tutto. La protezione civile è una cosa che si deve fare insieme a tutte le componenti della società e a tutte le risorse del territorio, se no è destinato a fallire. Infatti non vi abbiamo detto la cosa più importante, e cioè che l'attore principale della protezione civile siete voi. Sì, proprio voi, i cittadini, che attraverso la corretta informazione su come ci si deve comportare in ogni situazione ed a prescindere da ogni strumento tecnologico o organizzativo, costituiscono il vero valore aggiunto del sistema di protezione civile. Grazie per l'attenzione. Se volete potrete accedere alle sezioni di approfondimento che sono in fase di implementazione.